La vuoi una limonata? Bella fresca? Sai, in estate col caldo italiano non credo sia una male cosa bersi una bella limonata fresca. In inglese si dice lemonade. Sai, vivo in Irlanda e lo mastico un po' l'inglese. Sai cosa anche vuol dire in inglese lemonade? Assicurazioni smart per giovani. Non ci credi? Guarda che io sono giovane dentro. E lo è anche la limonata quotata in borsa. Infatti è giovane sia la sua fondazione, avvenuta 5 anni fa, appunto nell'aprile 2015, che il suo lancio nel mercato borsistico. Si è infatti quotata al NYSE proprio a luglio di quest'anno, 2020. Oggi vado un pochino a parlare di questa azienda, tenendo in considerazione che ogni analisi che potrò andare a fare è da prendere ovviamente con le pinze, essendo solo da pochissime settimane quotata in borsa. E per cui non è che una mera insinuazione quella che andrò a fare, tenendo però conto che come fattori determinanti nell'analisi ci saranno sicuramente la tipologia del business e ovviamente la sua situazione patrimoniale. Poi come si evolverà dipenderà da tantissime altre variabili. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto anche qualcosina di molto più pratico. Come in questo video dove cerco di portarti una mia personalissima analisi su un'azienda come Lemonade, una new entry del mercato azionario americano. Lemonade è una startup israeliana con la sede del suo quartier generale a New York. Si occupa di assicurazioni sugli immobili e anche sugli infortuni e danni a cose. Una startup molto innovativa che ha come scopo quello di rivoluzionare un pochino un cardine del settore assicurativo, proprio questo settore che è molto legato alla tradizione. Infatti, l'utenza primaria a cui è indirizzata il business di Lemonade è proprio quella giovane. A proposito, questa analisi, questa azienda mi è stata suggerita da un utente che mi segue e mi copia sui Toro. Ciao PG Toro, grazie per la bella idea. L'analisi sarà molto veloce in quanto l'azienda, in termini borsistici, ha pochissima storia, ma di informazioni interessanti ce ne sono veramente tantissime. Così come per Alibaba, il salto per la quotazione lo hanno promosso alcuni investimenti esterni. E anche qui c'è lo zambino della giapponesissima SoftBank, che la fa la padrona anche in questo progetto dove ha messo un pochino di liquidità, ma giusto due bruscolette, circa 300 milioni di dollari in quattro tipologie di rate di investimenti. In totale dalla fondazione sono stati raccolti circa 480 milioni di dollari. Infatti a SoftBank si sono anche affiancati General Catalyst, Sequoia ed Innovative XL. La sua offerta pubblica è stata guidata da altrettanti colossi del mondo della finanza come Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Co. e la Barclays. I due fondatori sono ancora azionisti per circa un 8%, mi sembra in totale, ma questo poi lo andiamo a vedere sul sito di Simply Wall Street. La genesi è di questi due imprenditori israeliani, Daniel Schreiber e Daniel Wingel. Ma cosa offre la compagnia Lemonade di così diverso? Che tutto viene gestito via cellulare ed è per questo che prima parlavo di un servizio indirizzato all'utenza giovane. Anche per il claim, per il rimborso relativo a un danno, ad esempio, si fa tutto totalmente via cellulare e in alcuni casi il rimborso può anche arrivare entro pochissime ore dalla richiesta. Un altro punto vantaggioso è il fatto che il personale necessario sia molto limitato, molto meno di quello che è necessario alla concorrenza. Infatti, potendo gestire tutto in maniera telefonica, via app, servono meno persone. Tutto viene portato avanti infatti da una intelligenza artificiale e a un software appunto gestito internamente che analizza i dati e per cui riesce a dare un taglio netto alla burocrazia che è sempre molto presente nel comparto assicurativo. Warren Buffett questo dovrebbe saperlo. Secondo i dati forniti dalla compagnia, tutto quanto viene gestito da soli 329 dipendenti e se si tiene conto e in considerazione che quasi tutto il mercato statunitense, più quello tedesco ed olandese sono serviti, questo è un gran dire. Il record di conferma di pagamento di un danno è stato di 3 secondi dalla compilazione del claim ed era per un cellulare rotto. Questo ovviamente ha preso dal sito della compagnia. Questo vantaggio del tempo in una società dove il tempo, in una società moderna dove il tempo risparmiato conta moltissimo, è un discorso molto ma molto interessante. Altro aspetto molto importante è l'immagine che Lemonade, la compagnia, vuole dare all'esterno. Non cattiva e distaccata, ma molto legata al sociale. Infatti, ogni sottoscrittore di polizza, quando va a
a compilare il modulo iniziale, indica anche a chi dare i soldi in beneficenza. Quali soldi? Lemonade detiene per sé il 25% dei primi pagati dai sottoscrittori delle polizze. Del rimanente 75%, a fine anno, quello che non è stato utilizzato per pagare danni, furti o altro, viene devoluto tutto in beneficenza, per cui un'immagine molto ma molto diversa dalle compagnie classiche assicurative. Questo programma si chiama Give Back. L'espansione è cominciata anche in Europa, come dicevo, prima in Germania e in Olanda, ma il resto d'Europa vedrà molto presto i servizi di Lemonade, o perlomeno questo è quello che si può andare a trovare scritto sul loro sito, dove si può compilare appunto un form in base al paese per essere avvisati quando i servizi sono disponibili in quel paese. Ora andiamo a vedere un attimino la situazione finanziaria della compagnia. Allora, eccoci su Simply Wall Street. Prima di fare la solita, diciamo, carrellata di informazioni su Simply Wall Street, quello che mi volevo andare a concentrare invece è prima di tutto la proprietà di Lemonade. Come si può vedere da questo prospetto, i primi 10 shareholders detengono quasi il 63% dell'azienda. Come dicevo prima, SoftBank ha messo più soldi di tutti, quasi il 22%, poi c'è il Sequoia Capital Group, poi abbiamo la Aleph Venture Capital e al quarto posto uno dei due fondatori, Shai Wininger, e invece qui quasi al sestultimo posto Daniel Schreiber, che è l'altro fondatore. Questo è per dire che una buona parte della compagnia è in mano a 10 praticamente di questi hanno la maggioranza delle azioni, quasi il 63%. E se andiamo a vedere quello che è per il pubblico, è il 37%, per cui solo, diciamo, fra pubblico, istituzioni, insider sono i due fondatori e magari anche i vari manager che sono all'interno. Comunque, in toto, queste tre personalità detengono quasi il 100% della quota azionaria. È una cosa che volevo far vedere prima del solito perché mi sembra molto interessante da andare a guardare. Market cap 4 miliardi di dollari circa, è stata quotata nel mercato NYSE solo a inizio di luglio, per cui non ci sono tantissimi dati di cui possiamo andare a parlare, per cui andiamo a vedere solo quelli che diciamo possono essere visti adesso. E il prezzo, ovviamente, quando si parla di IPO, i primi mesi sono secondo me anche inutili da guardare perché gli insider comprano tutti subito, poi chi ha fatto il proprio profitto comincia a vendere, però insomma secondo me se questa azienda effettivamente andrà a crescere nel proprio prezzo e andrà effettivamente a salire nel tempo, lo vedremo solo nei prossimi mesi, non è un qualcosa che si può andare a guardare in questo preciso istante, per cui guardare il prezzo secondo me è completamente inutile. E anche andare a guardare il fatto che abbia reso o no, se non è neanche quotata da un mese, non ha proprio senso. La volatilità, anche questa, non ha senso, così come anche il rendimento nel breve termine. L'azienda è quotata da pochissimo. Invece andiamo a vedere la valutazione che dicono gli analisti. Secondo gli analisti di Simply Wall Street, più o meno stiamo sulla quotazione del fair value, leggermente sottovalutata, ma non è un qualcosa ancora che andrei a guardare molto. Quello che bisognerebbe andare a guardare è il business di per sé, di cui ho parlato poco fa, che secondo me è molto innovativo, secondo me ha molte prospettive di crescita, così come è successo quando le assicurazioni auto si sono andate a buttare su quelle tipologie di, diciamo, di assicurazioni no frills, come Direct Line, mi viene in mente quella in Europa, per cui è un qualcosa di innovativo che se prende piede potrebbe andare a crescere particolarmente, a creare una grossa crescita. La crescita futura secondo gli analisti è del 21%, forecasted ovviamente, è semplicemente stimata, e dall'1 ai 3 anni, e non ci sono, diciamo, analisti esterni a parte quelli di Simply Wall Street, però questo è quello che si prevede possa succedere. Anche per quanto riguarda le past performance, diciamo che si va a guardare tutto quello che è accaduto prima dell'ingresso in borsa, e tra l'altro l'azienda stava costruendo il suo ingresso nel mercato azionario, infatti tutto quello che si andrà a guardare è praticamente di negativo, non ci sono assolutamente dei profitti in questo momento, i profitti verranno se effettivamente il business prenderà piede, per cui come dicevo all'inizio è un investimento che è molto speculativo
e che andrebbe un pochino valutato con calma e con attenzione. Io, per esempio, in questo preciso istante, per come la mia tipologia di rischio, non ci andrei a mettere un euro, però magari molte persone, molti amici miei, molti youtuber, amici con cui scambiamo informazioni, potrebbero invece decidere di fare qualcosa di completamente diverso perché il loro stile di investimento è diverso. Quello che deve colpire, al di là del fatto che non sta producendo utili, è il suo stato finanziario. Gli asset sono enormi e di gran lunga vanno a coprire qualsiasi tipo di debito o liabilities che l'azienda può e possa avere nel breve o nel medio termine. E questo perché ovviamente con tutto il cash che è entrato dagli investitori non c'è niente, anche come dal punto di vista fisico, sono poche sedi, pochissimi personali, come abbiamo visto all'inizio solo 329 persone gestiscono tutto il mercato, anzi tutti i mercati perché c'è Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi, ed è un qualcosa che va tenuto in considerazione. Ovviamente l'azienda non distribuirà dividendi, si è appena quotata e adesso in crescita. L'ownership l'abbiamo vista, non ci sono inside trading in questo momento perché ovviamente non ci sono informazioni abbastanza dettagliate per poter valutare questa cosa. E come dicevo prima, è stata fondata nel 2015 ed ha sede a New York. Se andiamo a guardarla adesso sul sito di Investing, andiamo a vedere un attimino la situazione finanziaria. Ovviamente, come dicevo prima, il margine, l'operating margin e il net profit margin sono tutti negativi, molto negativi, perché ovviamente i soldi che sono investiti in questo periodo sono enormi, sono degli enormi capitali. I primi 3 mesi sono di questo trimestre, di quest'anno, finiti il 31 marzo, Lemonade ha creato un revenue, l'ha incrementato da 11 milioni a 26 milioni di dollari. Comunque anche le perdite nette sono aumentate del 69% a circa 36 milioni e mezzo di dollari. Questo è da tenere in considerazione, come dicevo prima, se si vuole valutare questo investimento. Per quanto riguarda il fatturato, è in aumento ovviamente, ma come dicevo prima, è tutto in continua evoluzione e non terrei molto in considerazione questi dati in questo momento. Io andrei a guardare semplicemente, perché ovviamente come tutte le startup, non sono dati molto molto evidenti in un mese, però andrei a guardare quello che ho fatto vedere prima in Pupo Street, che sono gli asset rispetto alle liabilities totali e quindi alle equity totali possedute dall'azienda, che sono molto ma molto più grandi di quelli che sono i debiti dell'azienda. Questa era semplicemente una piccola finestra su Lemonade, perché ovviamente, come dicevo all'inizio, non ci può essere un'analisi molto approfondita in questo periodo dell'anno, essendosi appena quotata sul mercato azionario. Possiamo andare a vedere dei dati precedenti che erano relativi in precedenza alla quotazione in borsa, e come si può vedere, il revenue comunque è aumentato in maniera esponenziale, da 2 milioni e mezzo ai 22 e poi ai 67 del 2019. E ovviamente, come dicevamo prima, anche le spese sono molto più grandi di quelli che sono i fatturati, proprio perché l'azienda sta cercando di entrare in maniera prepotente sul mercato azionario e quindi anche sul mercato appunto reale delle assicurazioni diverse, delle assicurazioni innovative. Ed eccoci arrivati anche alla fine di questo video e anche di questa piccola finestra di analisi su Lemonade e del suo business. Spero che la condivisione sia stata di tuo interesse e se così fosse, ti credo per cortesia di lasciarmi le tue impressioni in merito qui sotto nei commenti per aprire una discussione in merito a Lemonade. Inoltre, se il video ti è piaciuto, per favore distruggi quel beneamato pollice in su perché l'algoritmo di YouTube sta ancora in spiaggia. Iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto. Ci vediamo al presto. Ciao!